Sinergia e unità di intenti per ricadute su infrastrutture, manifattura, cultura e turismo. È un vero e proprio piano di azione quello che un'industria ha messo in campo per l'economia del mare, costruendolo con l'appoggio degli enti pubblici di riferimento, prima su tutti le autorità portuali di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. Un asse di sviluppo importante per l'intero territorio regionale, troppo spesso ignorato. A sottolineare quanto sia fondamentale questo settore anche il vice ministro dei trasporti, Riccardo Nencini, che questa mattina ha aperto il convegno organizzato da Un'Industria proprio a Civitavecchia. Quanto è importante questo sistema integrato di Civitavecchia? È centrale nel Mediterraneo, non soltanto per il crocieristico, ma anche per le merci e la piattaforma che si va finanziando stradale, ferroviaria e portuale competitiva per il resto d'Europa. La concorrenza non è con l'Italia, diceva? La concorrenza è con il resto d'Europa, non è con l'Italia. Fondamentale dunque il collegamento tra mondo delle imprese e sistema portuale per mettere in evidenza le eccellenze del territorio e soddisfare quelle che sono le richieste del mercato. Il mondo delle imprese guarda da un po' di tempo a Civitavecchia, io ho ringraziato pubblicamente il presidente Stirpe di Un'Industria per questa iniziativa, ma soprattutto per la sinergia che si è creata tra istituzioni ed imprese. La nostra è una piattaforma logistica che mira a creare sviluppo, che mira a creare insediamenti produttivi nell'area retroportuale e finalmente a creare quell'intermodalità che rende il porto di Civitavecchia una piattaforma logistica che risponde alle esigenze di un mercato che vuole risposte in termini certi, soprattutto dal punto di vista dell'efficienza. Anche la Regione Lazio guarda con interesse soprattutto al porto di Civitavecchia, al punto da inserirlo tra le priorità dell'amministrazione, come spiega l'assessore alle attività produttive Guido Fabiani. È uno dei punti più rilevanti dell'economia regionale, questo è il porto di Civitavecchia. Purché però si faccia sistema? Purché si faccia sistema, purché si lavori in un'ottica di medio-lungo periodo, perché sono investimenti questi a lunga durata, e purché si lavori in una dimensione globale. Soddisfatta Un'Industria, secondo cui l'autorità portuale ha intrapreso la strada giusta con circa 1 miliardo di euro di investimenti. A mio avviso qui si giocheranno buona parte dei destini della nostra regione per quanto riguarda il futuro.